scusate l'assenza e anche la voce, ma sono leggermente influenzata. Tempo che varia a giorni ormai, sembra di stare in inverno. Comunque sia, volevo farvi un video sui vari modi per fare la Skinner Blend. Ci sono tantissimi video, però non ho mai visto un video che parlasse di una cosa che spesso mi piace fare. Partiamo dal fatto che l'idea mi è venuta tramite questo, è un retro di una scatola, in questo caso di tempera, della Giotto, vedendo questa sfumatura che pian piano andava a formarsi. Allora, ovviamente se vi mostro questo fogliettino non è perché solo per la sfumatura, ma anche per i colori, in quanto è bene conoscere i colori primari e le varie possibilità di mescolanza tra di loro. Allora, solitamente siamo portati a effettuare, ho fatto un fogliettino così velocemente, la Skinner Blend tra il rosa, tra un colore scuro e uno chiaro, o tonalità molto spesso uguali. In questo caso io ho fatto l'esempio di bianco e rosa, in cui arrivo comunque un rosa chiaro. Però, se noi andassimo a formare il giallo e il rosso, ci uscirà un arancione. Quindi sarebbe una sfumatura a tre colori che potremmo utilizzare. Ma addirittura se andassimo a formare una sfumatura tra il giallo, il blu, il rosso, il rosa e ancora il giallo, ci uscirebbero tanti colori. Infatti, se andiamo a mescolare già all'inizio tra il giallo e il blu, ci uscirebbe il verde, il blu e il rosa, ci uscirebbe il viola, il rosa e il giallo, ci uscirebbe il rosso e così via. Quindi sarebbe una sfumatura molto più particolare. Il fatto è che le sfumature sono comunque difficili da fare, spesso non riescono, spesso è un po' particolare, dipende. Comunque sia, sarebbe un bel modo di formare comunque dei ciondoli con delle sfumature reali. E spesso anche perché comunque si tende a utilizzare molto spesso il bianco, ma penso che comunque sia, sarebbe bello anche formare le sfumature in questo senso. Adesso vi faccio una dimostrazione pratica e magari anche andiamo a rivestire qualche perla. Adesso vediamo un pochettino. E volevo farvi una piccola nota. Devo fare un pochettino qui. Allora, io uso il fimo, il cernito, tutte le paste possibili. E volevo farvi notare una cosa. Questa è la pasta che sto usando, è della Todo, la Uclay, come vogliamo dire. Vi faccio vedere che è ipermolla. Io l'ho semplicemente presa e fatto una pallina e ho parlato con voi, quindi non l'ho proprio maneggiata, ma è ipermolla, molla. Ho fatto una morrina la volta scorsa, non quella del video, un'altra, e non mi è riuscita perché era talmente molla che si è andata a fare un pastrocchio praticamente. Cioè io, guardate qui, non faccio alcuna fatica nel modellarla. E così anche il giallo. Quindi mi conviene tenerla sempre in frigo a volte per tagliarla e via dicendo. Se dovete comprare una pasta in estate, in primavera, non comprate la Todo perché non mi conviene secondo me. Anche se comunque è una buona pasta polimerica. La Fimo la sconsiglio perché ormai è peggio della Fimo, per dire. La Fimo è proprio acqua, possiamo definirlo. Comunque sia, raffreddura a parte, adesso andiamo a stendere alla larghezza maggiore. Un attimo qui. Andiamo a creare i nostri due triangolini.
La nostra skin del blend è riuscita perfettamente. Ovviamente possiamo ancora andare a piegare e a ripassare e l'effetto dell'arancione sarà molto più accentuato rispetto a quello che è ora adesso. Che ora è adesso. Bravissima. Andiamo a passarla ancora, è possibile. Ecco qui. È un bellissimo effetto, almeno io lo trovo molto molto carino. Questa era la sfoglia che potevate fare e possiamo farla anche in altri colori, che adesso non sto qui a mostrarvi. Vado a togliere l'eccesso, giusto per farvi dire che comunque sia, possiamo fare tante cose. E vedendo il video di una ragazza qui su YouTube, non mi ricordo il nome, che ha realizzato quella serie di perle in cui ho fatto il video attorcigliate, mi è venuta in mente una cosa, di fare quelle perle in modo ancora più particolare. Scusami se riprendo la tua idea. E allora, ho piegato quel po' di Skinner Blend che è riuscita in due perché era molto sottile. La vado a passare a una larghezza intermedia per cercare di bloccare il tutto. Ecco qui, l'ho passata alla quarta, si è un po' sporcato, vabbè. Allora, adesso che vado a fare? Taglio un po' l'eccesso del rosso, che non so com'è, boh. Allora, adesso la dimostrazione, vado a prendere, come diceva lei, un pizzico di qua e un pizzico di là. Penso che una perla così sia ancora più bella. E adesso con l'aiuto di uno stuzzicadenti, io non ho mai niente a portata di mano. Ok. Partendo dal lato più alto, vado a arrotolare questo lato intorno allo stuzzicadenti in modo abbastanza adeguato. E lo arrotolo in questo modo qua. Cerco di portarlo su tutta la fascia. Ecco qua. Penso che sia molto carina anche di questa tipologia di perla. E spesso la utilizzo, la verità, anzi ringrazio la ragazza per quel fantastico tutorial. Penso che sia anche molto bellina questa realizzazione qui, giallo e il rosso. Questo è. Adesso continuo a fare questo tipo di perle perché mi piacciono e alla prossima. Ciao!